Bella Brobisini, bella Brobisiane, chiunque vedrà questa live, chiunque non la vedrà, bella per me, continuo con Tomb Raider Chronicles che l'ho abbandonato, l'avevo già finito, ma in realtà il destino mi ha preservato una cosa molto molto brutta, ovvero il rifarlo da capo, tanto farò due salvataggi e non me ne fotterò manco il cazzo. Ok. Un bello zero qua spiaccicato, giustamente, perché queste sono le mie live alla fine. Allora, tanti quanti me li indosso dopo. Eccolo qua, leggenda di puttana Lara. Ma in tutto questo si sente? In tutto questo ci dovrebbe essere. Che dovrebbe funzionare, giusto? Si sente? Si sente, vai, continua. Io skippo tutta la Madonna e vado avanti. Allora, un attimo, modifica sto cazzo di microfono che ogni volta è un problema. Perfetto, così veramente top. Anzi, voglio fare una cosa più top, proprio in bocca, no? Il microfono così, proprio, in modo tale che sente tutto quello che dico. Pure se faccio una scorreggia. Ah, devo iniziare il livello del ghiaccio, no? Anzi, ma faccio una bella cosa. Allora, volevo fare una cosa del genere, che in pratica... No, già l'ho fatto quel livello bruschi. Allora, in teoria volevo fare che faccio il salvataggio di inizio livello. Sarebbe questo qua che ora ho fatto. È quello di continuo a livello. Oh, per andare sul sicuro, no? No, questa era già aperta. Ah, sì, me la ricordo, sta parte è un po' bastarda. Farò un salvataggio perché il filmato non me lo voglio rivedere. Allora salvo. Per forza. Cioè, io spero che non mi occupa più. Cioè, non mi occupa un blocco. Un blocco della memory card, effettivamente. Allora così, più o meno, c'ho i miei salvataggi. Allora, qua ci vuole una chiave e mi sono scordato un po' come funzionava qua. Ah, devo essere evitato di essere preso da... Ah, là ci vuole una scheda. Mi ricordavo una cosa che tipo dovevo mettere mani qua dentro. Ok, la prima chiave. Che mi sembrava usata qua. No. Allora dall'altro lato.
Il bello è che ora Fido gioca a Tomb Raider 2 e sto qui giocando a Tomb Raider però su PS1. Allora, con un bel save. Devo ricordarmi adesso che devo. Ecco, devo salvare giù anziché sopra. Aspetta, ma queste armi le potevo raccogliere? Allora, ora c'è da usare sta tessera. No? Hai visto due slot. Questo slot qui. Poi l'altro vado a fa dopo. Anche qui. Vado a salvare la partita. La cosa, ripeto, la cosa più triste è questi salvataggi che sono lenti su PC, magari fai subito. Invece è un po' di meno. Cioè è lento. Oddio mio. Ma scordate che qui c'era un segreto effettivamente. Tanto non se non li riscarico nel quarto e nel quinto. Vanno bene tre aborti, tre giochi. Mia zia gli pulisce che se. Vado a no! Vado a risolvere la partita perché altrimenti veramente è un cazzo di bordello. Mi sembra che dovevo saltare per sì, per le ste scatole qua. Mi pare. Cazzata.
Allora, con calma. No, cazzo! Che due palle. No! Non sto concentrato, come cazzo voglio giocare? Praticamente ho resettato il livello. Cosa che non si può fare in questo gioco illegale. Esattamente. Perché mi serve per forza un salvataggio inizio livello, fine livello. Non voglio fi non mi fido tanto. Allora, in pratica io se faccio così, ok, mi posiziono, salto qua, in teoria dovrei saltare anche qua. Se non vado errato, poi era buono. Ma ho fatto il giro oppure... No, non ho fatto il giro. Ah sì, poi da là salto l'occhio. Ma che cazzo di problemi? Scusa un secondo, ma... da qua veramente devo saltare là. E poi vado là. Oh, mi ricordavo che questa l'avevo fatto più velocemente questa parte. Vabbè. Allora, mi incazzavo se non ci riuscivo. C'è un'enorme quantità di lag comunque in questa parte. Volevo salvare in modo tattico mentre mi arrampio. Mi scoccio di rifare tutto da capo sempre. Mamma, è lentissima salva. Vedi? L'importante è che ho salvato. È un bel problema. Mi sono scordato la strada che devo fare. Cioè dovrei arrivare sopra quegli scatoli per saltare dall'altra parte. Dovrebbe essere per forza così. Ok, perfetto.
Allora salvo al volo perché ripeto, non voglio avere scazzi. Ah, qui c'era il filmato, me l'ho scordato. Perché non è acida così anche nel video, nel gameplay? GG. Veramente spero di riuscire a finire sto cazzo di gioco. Cioè, spero che almeno gli altri Tomb Raider, già che gioco per PS2 è qualcosa di differente. Proprio a me non piace la versione PS1 alla fine, cioè non dico che non mi piace, però la versione PS1 giocato su emulatore, anche se sblocchi leggermente gli FPS va lentissimo, cioè. E non mi piace. Allora, ho spaccato una di queste porte, mi sembra che è esattamente proprio questo. Ah sì, mi ricordo che qui c'erano appunto due strade da fare. Mi sembra che questa non era quella giusta. Cioè apparivi tipo in una porta, ci dovrebbe essere tipo una porta. E ci vuole la chiave qua. Ecco qua. Qui diciamo c'è da fare varie cose che fondamentalmente non ho capito, cioè non mi ricordo, però qualcosa posso ricordarmi. Oddio, chi si scorda sta parte? Oh, madonna mia, allora. Allora, qua devo inserire la destra di sto tizio. Però in realtà c'era da fare altro. Controller spento definitivamente. Non si dovrebbe rispegnere in realtà. Ma che cazzo ne so quanto è carico e quanto è scarico. Cioè non c'è una fottuta. No. Come cazzo fa a non bestemmiare?
Ok. Oh, lo dicevo, cazzo, che dovevo rimanere collegato e carico a batteria. Allora, praticamente questo non è un errore di... Cioè, è tipo un qualcosa di strano. Comunque dovrei arrivare lì in qualche modo. Dovrei tipo arrampicarmi così. E in teoria saltare su questa cosa invisibile. Ma non mi ricordo se lo devo fare ora o no. Non mi ricordo proprio. Se saltare ora o no. Cioè, non ho ancora capito effettivamente. Allora, lì mi sembra che devo risalirci, tipo, potevo salirci. No, 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 no. Allora, aspetta. Faccio una cosa. Usa un attimo la tessera qua vicino. Che mi sono scordato, cioè dovrei ricordarmi perché ci sono stato un bel po' di tempo. Ma mi sono scordato lo stesso tempo. Qui ci dovrebbero essere. Ah, eccola qua, la chiave per quella porta. Ecco, avevano aggiunto un fusibile. Poi stavolta mi ricordo che si apre. Ma non mi ricordo come. Lì in teoria dovrei cecchinare a qualcuno. Mi sembra che qua c'erano dei decani. Ho preso la girata un po' troppo storta. Eh sì, mi ricordo che dovevo arrivare qua. Cioè tutto sto... No, cazzo, ho salvato il salvataggio primario, porca vacca. Cioè, ho salvato, devo Fai muovere i risalvare. tuoi uomini, Yarofeld. Non sono pronto a pagare così tanto per degli incompetenti. Ricordati, Mikhailo, che sono ancora un ammiraglio della flotta russa, per cui pretendo rispetto. Finché ti pagherò per l'utilizzo del sottomarino, sei un mio dipendente. Quindi segui le mie istruzioni senza fiatare! Che sia sceso a patti per dar da mangiare ai miei uomini non significa che sia come te. Rilassati, amico mio. Siamo due facce della stessa medaglia. Sporco mafioso. Riusce! Muoviti con quelle casse. Il nostro nuovo comandante si aspetta efficienza. Basta, basta, a bordo. E Duga Sigillate i Nuga. portelli. Io dovrei salire lassù. Visto che mi hai promosso a grado di comandante, non dovrei salire a bordo prima dell'ammiraglio? Ok. Stanno a fare tutto loro, stanno a fare. Fisdeppi, fisdeppi. Ah, pensavo, mi ricordo che si spaccasse. Ma veramente mi devo buttare da qua. Ah, qua, chiave. Ah, ok, allora devo scendere, no, mi sono scordato sto particolare.
ma non ha senso. Allora qui che m'ero bloccato. Forse è qua che devo andare. Cosa strana. Ma io non c'ero un'altra chiave. Ah, questo devo saltare là. Oh, Madonna mia. Fusi blinds. No, devo salvare perché io di nuovo da capo non me li faccio gli armadietti. Ah, qui ci dovrebbe essere il segreto.
Pazza lunga. Sì, hours later. In teoria qua ci dovrebbero essere i cecchini, ma non ho capito come dovrei evitare questi cecchini. Vabbè, ora vado a mettere il fusibile. Logicamente, no, potevo andare differentemente. Che coglione che sono stato. Fisdeppi. Mi ricordo che avevo il cecchino. Forse sta qua il cecchino. Mamma, non mi pensavo. La devo saltare direttamente così. Ci provo. È impossibile che fa un'azione del genere. Duke Nukem.
che poi non dà mai a cazzotti, neanche nei gameplay. Quale cazzo è? Classe economica. Classe economica. Parecchie ore più tardi. Una giunta poco gradita al nostro incarico. Leonid accompagna gentilmente la signorina in carcere. Ah, anche Lara Il vostro Croft si è incarico? fatto in carcere. Non avete la minima idea di quale sia il vero scopo di questa missione, vero, ammiraglio? Signorina, chi lei sia o cosa lei sappia non mi riguarda. Se fossi a capo della nave, potrei anche ascoltarla, ma sfortunatamente la mia situazione non mi consente questo privilegio. Se fosse così gentile da muoversi e tacere da brava ragazza. Entri dentro. State commettendo un grave errore. E lo so. Entri dentro. Non aprite questa porta per nessun motivo. Avete non aprire quella porta. Bene? Sono gemelli. Sono gemelli, cazzo. Vai, salvo. Qua. Quando fai salvataggio automatico? Allora, come dovevo fare? Dovevo prendere il coso qua. Poi c'era anche un kit medico in realtà da queste parti. Mi ricordo che c'era un kit medico. Lo so sognato evidentemente. Allora, no. Questa è un'altra tragedia comunque. A livello di livello. Il livello qui è veramente una tragedia, però. Poi vanno a mettere, guarda caso, delle scale apposta per far salire Lara dentro le tubature, insomma, dentro a queste cazzo di cose, insomma, come si chiamano. Cioè qui non c'è niente. Ma che cazzo? Ma scusa, giù poi mi sono scordato se dovevo accedere o no. Se si poteva accedere. Vabbè che mi sembra che mi sono rimasto bloccato la prima volta anche qui. Ok, fin qui penso che possa salvare, che comunque non si sa mai.
Mi sembra fosse qui la strada giusta. Cazzo è sano. Ah, qui ci vuole una chiave. Non ha detto no. Quindi mi devo ricordare che qui effettivamente c'è un accesso che mi conduce da qualche parte. Quindi devo trovare la chiave, a meno che la chiave non ce l'ho già. Vede se c'ho già. No, piede di volpe e batteria. Ma aspetta, non è che ho fatto il giro tondo del cazzo? Eh no, ho fatto il giro tondo del cazzo. Allora, fammi un attimo ricaricare. No! No, non si può fare sta cosa dei caricamenti, porca puttana. Cioè ci vuole l'emulatore, io non so cosa subivano la gente del 2000 sulla console. È noioso. No, di veramente alla Brobusiana che non è per niente il mio gioco preferito, cioè. Oh, non diciamo stronzate, veramente. Davanti all'U-Bot affondato. Ora scopriamo se il suo carico è ancora intatto. Preparate i sommozzatori. Potremo almeno sapere che cosa dobbiamo cercare. Limitatevi a trovarlo. Da, non credo che il vostro intelletto inferiore possa comprendere altro. Sarà forse troppo per me, fidato compagno. Ma non per la spia che abbiamo catturato a bordo. Un intruso! L'avete già eliminato, vero? Non lui, lei. Niente, anche se lavoriamo con i lupi, non uccidiamo indiscriminatamente come loro. Pazzo! Me ne occuperò al mio ritorno. Mandate subito il sub in posizione, compagno.
Motori a un quarto, 5 gradi a poppa e poi fermate le macchine. Attenzione a tutti i sub, dirigetevi immediatamente alle vostre postazioni. Non sto capendo un cazzo. Ma da dove sono venuto io? Ma sono praticamente uguali. Francamente no, anche se parlassi cazzo devo dire, quindi per questo faccio un gameplay mood. No, ma perché porca puttana ho fatto sta cosa dei sabotaggi iniziali e quelli finali? Ugh!
Allora, è la cosa più semplice che io possa fare. Cranio spaccato. Poi la storia dell'U-Bot non è ispirata, vabbè, forse Uncharted adesso è ispirato poi a Tomb Raider. Queste non sono fontane, sono fontane verigine.
Me l'ho scordato un po'. So che dopo tipo si dovrebbe allagare tutto, faccio la casa da strada di casa, un killer intorno. Thank you.
Ma vaffanculo. Secondo, ma prima di esplorare ste zone qua, no, ma ce ne sono tante con dei punti interrogativi. Schermo, dico. Devo prendere altri pezzi, forse, a meno che... No. Però perché questa batteria non me la fa usare? Mi sono scordato. Non c'è niente. Forse devo salire. Allora c'è questa porta qua. C'è una porta qua. Qua mi sembra che c'è una porta, uno con la tessera, uno con la chiave. Allora l'unica porta è qua che devo andare. Ma che cazzo è, scusa. Allora forse qui posso trovare qualcosa di utile. Poi boh. Grande broski, sempre lì. Tutto if, bella broski. No bro, è che mi fai bestemmiare. Secondo te perché? Ma se leggi bene il titolo della live capisci tutto. Non ho scritto Blind Run Tomb Raider, ma ho scritto un'altra cosa stavolta. È già la terza volta. No, sì, terza volta. Replay perché comunque broski, l'avevo finito sta merda, solo che... Boh, il destino mi ha giocato un brutto scherzo, porco due. Quello che si bloccava è salvataggio, no? Poteva succedere a me, sì. Hi Anna, welcome in my channel, my name is Manex64. Ma oggi non hai ricevuto un complimento da qua. In che senso? Ah, non l'hai ricevuto un complimento? Cioè, allora, dipende, perché complimento vuol dire pure se tu mi dici che sono, per esempio, un genio del male, del crimine. Allora uno, c'è chi è che se la può prendere come offesa e uno che se la può prendere come complimento. Io per esempio la prendo come un complimento, un po' di distorta la mia, magari il mio pensiero di complimenti. Ah, batteria tuta. Tuta black. Grpa. Quindi vai in live da un altro... Che senso?
Ah, sì, no, fra, ma sempre. Ah, bruschi. Devi sapere che quando streamo. Sì, quando streamo, streamo su due parti contemporaneamente. Streamo sia su Kick che su Twitch contemporaneamente. Quello che faccio su Twitch lo trasmetto istantaneamente su Kick. E mi è. Niente, ora ho letto il messaggio di questa. Di questa bruscina. Anna. Anna, no, vabbè, chi è Anna? Anna con due N. Vabbè, non so come si pronuncia. Sì, bro, per avere qualche chance in più, se così si può dire. Tanto ormai, prima, poco prima che venivi, alla fine stavo concentrato, non ci faccio manco caso certe volte che sto in live e che mi dimentico. Te, tu dici come fa a dimenticarsi se c'è il microfono davanti e la webcam accesa e i computer accesi e tutto, computer accesi, ne tengo uno che serve per giocare e un altro per controllare la live di Kick su Twitch, cioè su tutte e due. E certe volte mi scordo e mi sto zitto senza commentare, commento giusto una volta ogni tanto, ma non è che parlo assiduamente. Magari uno dice, no, ma ti sbagli, vabbè, io già l'ho fatto comunque, che un'intera live ho parlato da solo, quindi È pensavo su ora di YouTube. cominciare a Anche giocare. sì, io in realtà queste live le rimando in live su YouTube. Cioè, le mie live sono in live su YouTube, le mando a qualsiasi ora come premiere. Come premiere. E così si può dire. Gra, SSG nobody safe. SSG nobody safe, grappa pa, tu 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 ta 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 tuf 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 ta 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 tuf tuf tuf. Quanto è bella questa Lara. Inchiappettare o non inchiappettare? Hai visto che armatura? Ma poi lei l'hanno fatta con gli occhi che sembra che non dorme da un anno. Con le occhiaie praticamente visibili nere. Oppure non lo so, nell'armatura c'era un coso che dove si è truccata. No, non ti so dire, bro. Perché l'hanno fatta proprio oscura. Una Lara Croft. Guarda, guarda, è oscura. Una Lara Croft oscura. Comunque, dato che sono rimasto traumatizzato dall'esperienza. Salvataggio in crash. Cioè, che il salvataggio se ne va in crash così senza motivo, ho deciso di fare due slot di salvataggi. Uno che mi permette di ricominciare il livello e il secondo mi permette di continuare il livello. Quindi salvo sotto e sovrascrivo. Che bello comunque, raga, mettere la pasta termica è troppo bello. Smontare, pulire, pasta termica. Top. La mia PS3 spero che in effetti andrà avanti. Nel senso andrà avanti che, come posso dire, non si bruci. La devo ancora utilizzare per bene in realtà. Ma che cazzo di cosa sfiziosa. Oddio, questi sono dei nemici. Dobbiamo far cool. No, 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 no. No, 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 no,
Ah, perché questo sarebbe l'U-Boat abbandonato. Ah, io non so dove sto andando, non so se sto andando bene, non so un cazzo. Ma dovrebbe essere la strada corretta. Questa sta morendo, secondo me. Sembra quando svapo, quando faccio 300 tiri con la sigaretta elettronica.
Stessa identica situazione. Vada a cena stasera, una toccata e fuga. Sì, ma figurati, bro. Sempre un è un bene proprio sentimentale, bro. Ti voglio tanto bene, grazie per essere passato. Buona cena, buona continuazione. Fammi sapere quello. Aggiornami su quello. Vabbè, non voglio essere uno stalker, però aggiornami. Comunque, magari fossero come te, bro, tutti quelli che ho qui sul canale. Magari fossero come te. Non mi mancherebbe niente. Non mi mancherebbe niente. Sorry, io trovo persone come te. Molto raro. La gente qua è invidiosa che stream. Una perdita? Oh my god. Dai, il giorno che chiudo il canale sarei prima a sapere. No, per carità, no, non lo faccio mai una cosa così. Il cazzo. Dopo veramente metto a fare attività un po' bizzarre. E se io non esistesse il canale, penso che farei altre attività un po' più, un po' diverse per fare soldi. Vabbè, che non è che li faccio con il canale, però è una cosa dove è una passione che mi serve per sfogarmi, se così possiamo dire. Cazzo, ma questa mi sta morendo. Se... Ho perso troppo tempo nell'uscire, ragazzo. Tranquillo, amico. Amico, tutto arriverà. Non mollare, vado. Ciao, bro. No, è chi molla. Ma vaffan... Cazzo, non me lo ricordavo difficile questa parte, che devi uscire da qua dentro. Non me la ricordavo proprio per niente così. Anche perché questa stro... non va più veloce sta stro... Oddio. Ah, sembra che dobbiamo andare qua. Andare qua e dovrei girare, ma non so dove. Cazzo, devo andare, scusa. Ah, se sto qua. Aspetta, fammi vedere se riesco a fare una roba simile. Ok. Very nice, very nice, very nice. Nice, no nice, nice. Però non lo so, volevo risparmiarmi i kit medici, vabbè che se li levano. Allora, sono le... che ore sono? Le 8:52. Vabbè. Visitatore imprevisto, ho paura che tu abbia un oggetto di mia proprietà, lo voglio. Per utilizzarlo nella tua campagna per la pace mondiale, presumo. Pace mondiale? Non è ciò a cui ho pensato quando ho iniziato la mia ricerca. Questo artefatto possiede un incredibile potere, un potere che non riuscirai mai a sfruttare. Se lo vuoi, prendilo pure, ma te ne pentirai amaramente. Il mondo se ne pentirà. Dammela subito. Potrei anche risparmiarti. Mi fido della tua parola. Portatela nella stanza Siluri e lanciatela in mezzo all'oceano.
Sergei, ascoltami bene. Non sai con che cosa hai a che fare. Oh, giusto, questa dovrebbe essere proprio la via più o meno di uscita. Mi sono scordato la tessera. Thank you.
SSG no body safe. Guarda caso, quando arrivo io... Ok, penso di passare a Taken. They can. Gra. A cagare, ma. Ma c'è la beta del Tekken 8? Dovrebbe essere la beta in teoria. Allora, cioè, come cazzo era? Era così. Alla fine. Welcome to the King and Fist Tournament 7 Fox. SSG nobody safe. Get ready for the next battle. Let's go with this foxy fox. This motherfucking fox.
Addirittura, mi ero scordato che avevo queste statistiche. Let's go. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. Siamo roba. Round 3. Fight. Non sto capendo un cazzo. È quittato. Ah no, 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 ok. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. Perfect. Round one. Fight. KO.
Round two. Fight. KO. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. Perfect. You lose. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. Perfect. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. Final round. Fight. KO. You lose. GG. Challenger.
Round one. Fight. Ora sta dicendo quello dell'altra parte. No, questo l'ha promotto easy, proviamo. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Che culo, rotto. Shoot!
Lo sapevo. Great. Final round. Fight. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. Round 1. Fight. Shoot, 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 shoot
Final round. Fight. KO. Come on. You lose. 필살기 같은 건 없어. Round one. Fight. What is this? Oh, man. Round three. Fight. KO. Fight. Final round. Fight. KO. You win. New challenger. Baiacco. Serio.
Fang. Fang is shit. No. Round one. Fight. KO. Impossible Fang. Round two. Fight. Round 3. Fight. Round one. Fight. My God. Great. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. KO. Final round. Fight. KO. You lose.
GG, bro. Round one. Fight. Round two. Fight. Perfect. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. Madonna mia. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. Perfect. Round four. Fight. KO. Final round. Fight. KO.
Avrei pure io un cazzo di calcio che mi fa ribaltare e continuare la combo, ok. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. KO. Round 3. Fight. KO. Round 4. Fight. KO.
Madonna. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. No, la telecamera, ragazzi. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. KO. Round four. Fight.
Final round. Fight. Ma nonna mia. Round one. Fight. One, two. KO. Round two. Fight. Round four. Fight. GG bro. Big GG bro. New challenger. Challenger. Addirittura Mighty Rural.
MMD King. Round one. Fight. No! KO. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. KO. Round four. Fight. Messed up. Perché mi dice errore nel cloud? Non ho capito. Comunque, io termino qui la live. Come sempre, ci becchiamo domani con un'altra live. Dovrebbe essere Sleeping Dogs con Brawlhalla.